proprio una bella giornata. Tieni laggiù. Pare il caso non dovevo mettere la stagione. Sì. C'è dove sole. Ma di che è questa carta? Ah, lo sa che te? Su, i turni nuovi da Caritas, che avevamo fatto più volontari. Ah, via la sacchetta, ma sono scordata andare a sacchetta e ma sono portata appresso. Infatti è una bella cosa, meno male che c'è. Ma ci vanno i parenti? Meda, ghia, ti posso dire che meno poco che ci stai in. Però, se solo ci fanno poco d'organizzazione in più, e quante cose che si facevano. Sì. Signorina. Oh, buonasera, maestro Giovanni. Non abbiamo visto. Scusatemi se mi invece. Ma fa scontare la romanza. E come no? Tanto ancora i tempi ci ne... Aspettate perché avvicinando. Diana Riet, figlia mi si è sposata. Ma sapete quante soldi che ha bosta che c'è? Però diciamo che problemi di casa non hanno avuto. Perché avevamo deciso che la dava a casa mia. Copatto però che ci aveva stato per voi. Certo, capone, non c'è da nuovo non ci stava. Ce ne hai fatto fatica da quella casa c'è la mia. Però mi fa piacere che sta con voi e noi teniamo compagnia. Che è lo bello della famiglia? Oh, signor Cota. Ah, sei arrivato? Sei vaccino? Sei vaccino a bestecca la Luigi. Ma senti qua, ti va buono se stasera per noi ne facciamo una radanata? Sì, arrangiato. Va bu. Arrivata l'ora. Buonasera. Oh, ciao papà. Vieni, vieni a sedere. Stasera hai fatto una bistecca. Avi com'è fresca. È tenera, tenera. In un momento ci ha messo per cuocere. Aspetta, aspetta. Mangiati la tutta che ti fa bene. È una settimana che stiamo mangiando bistecca. Oh no. Poi, quando era sbugliato, è in due che c'era il maestro Gennaro, che io ci vuole, non per lei, andavano in Amerika. Ma non è una cosa buona. La posso fare una scelta per te? Oh no. È una cosa buona. Ci potresti provare, no? Babù, provaci la zè. Babù, domani ci penso voi. Beh, affacciamo un po' questa televisione. Buonasera a TG1. Apriamo questa seconda edizione con la cronaca. Questa mattina è stato ritrovato al parco La Colletta di Torino il corpo senza vita di Maria Sassone. La ragazza 24enne scomparsa lo scorso 2 settembre. Dalle indagini si presume che sia stato l'ennesimo delitto a sfondo passionale. Ma per l'approfondimento dei fatti sapremo di più dopo la prossima. Ancora cronaca. A Sant'Agata di Esero, un piccolo centro del Cosentino, stamattina all'alba la squadra mobile di Cosenza ha scoperto una grossa quantità di coltivazione da sballo. Nella Villa Azzurra, situata in Contrada San Domenico. Il proprietario, un noto napoletano, e il suo fedele contadino sono stati arrestati all'alba. Ammazzano a destra, ammazzano a sinistra. Sempre le stesse cose. Ma ne sento cose belle. Eppure ce ne fanno cose da te. E ne sento tu. Favore.
Papà, ma non sa che la televisione è una brutta malattia, sia per i giovani che per noi. Chiuso va avanti e chiuso sta perdendo l'educazione e l'onestà. Tutte quelle cose che una volta, pur che erano tempi di guerra c'è, esagerate ma c'è. A dove è lo rispetto? Uno può avere mille facce, ma sapere che alla coscienza facce non ce ne so. Tanto che siamo bravi a parlare, che quando parlare, già mi sono scocciato, che... Ma sono i fatti che le cagono. Beh, buonanotte. A proposito di carte, ha firmato i carte da casa d'accoglienza? Che domani mattina c'è io a portare. Eh sì, sai un poco, ma ahimè. Vabbè. Papà, come si cerca? Perché non potete raccogliere che già me? No. Ha firmato che le carte dovevano te. Sì, tutto a posto. Anzi, mi ha detto che ancora io non mi viene da ciovere. Oh, dice ci sono piccole cose. Allora, come giorno da giornata? Abbastanza buono. Andiamo a te. Manca un tuo caffè e c'è lo zucchero. Oi papà, avessi che le robe dello sgabuzzino? Sì. Eccomi, anche una cosa. Beh, che le robe vanno cacciate. Ma che sono meno problemi? Se non è stasera, domani mattina vai e ne vai i cocci. Papà, tutti quelle pesciatori sprecchiamente. E che le quattro giri? Nada da cacciare. Sì, che ne caccia pure questo? Papà. Papà, che è questo papà? Sta cosa è gella. Io l'ho aggiustata un po'. A camera di troccia chi la cagè. Sì, no che ci sta se non li tenno come. No. Avevo l'intenzione di crescere la famiglia. Ah, che bella notizia! Divento nonno! E allora? E allora mi serve la camera tua.